Le manzate, tose? Ma chi sei? Brutta, non sa nessuno. Bella, frate! Yes, frate, è uscito il sole. Come hai visto stamattina era abbastanza nuvolose. Singhi, fammi mettere qua, così prendo un po' di sole anch'io. Ah, por fin! Dai, oh, beh, se è novembre, ripeto, a così non mi posso lamentare, ok? Non è tutti i giorni, ma... Oh, c'è uno che fa surf. Fai là, che fai brutta? Sempre a Playa de Carvajal, come vedes, frate. Ieri sera sono andato a fare un giretto con i cagnetti di là. Poi dopo ho fatto una corsetta anche. Provato le scarpine perfette, perfette, frate. Ho visto sto camper, il Morello, no? Che roba, frate. Quanto costa? 100 e passa, mi sa, no? Guardandolo, ma più di una volta mi succede che guardo sti bestioni e dico, un giorno, che è un giorno, avrò uno di quelli e di un giorno io vivrò là dentro. Ti ricordi quando stavo a Barcellona al Salon del Camping a Barcellona che sono entrato dentro al Keyhot 79, cioè, stavo bene là. Adesso entriamo a vedere questo qua che costa 72.000 euro con lo sconto della feria qua. Sempre mobilvetta. Questo qua è lui? È lui? No! Wow! Guarda che figata questo! Guarda la camera da letto. Sotto ovviamente un mega mega, guarda qui si vede un mega mega garage. Oh, guarda la camera da letto con una desdraio, che figo! TV qui. Cioè, guarda, questo è figo! Questa è una stanza, vedi, una camera da letto la più bella fino adesso, lo sai? Gira intorno tranquillamente, via. Sì, no, sembra un po' stretta per entrare, però. Stupido. Vai, premase. Sì. Con la camera che olvida? Sì, è venuto sotto, grazie. Olvidarono una camera, com'emola? Guarda qua lo Come ci spazio. vedi, frate? No, vabbè, ma lo spazio per le una giovane anziana. Se finiamo, usciamo dal parco giochi e torniamo. E mi dico che un giorno, vedi, un giorno io vivrò là. Vedi, come? Non lo so. So solamente che un giorno avrò una cosa del genere. Ce l'avrò, frate, un giorno. Vedi, come? Non lo so. Come? Non lo so. Ma sono sicuro che io un giorno metterò il culo là dentro. Ok. Ora, ovviamente qualcuno dirà, mamma, dove vai? Ma con quegli soldi, ma qua. Chi dice questo è un perdente, non è un sognatore ed è già morto. Perché chi non sogna oggi, vedi, chi non sogna è già morto.
la strada dei camper questa, frate. E questa è la panchina offerta dal comune di Fuengirola, che poi si dice Fuengirola, Girona, Fuengirola, Murcia, Valencia. Pace, pace. Tece, Seo Sirini, tece. In punizione, brutta. Allora, zinghina in punizione perché abbaia i cagnini che passano qua davanti. Disubbidiente che non sei altro. Ferma là, brutta. Neta. Fermina lì. Ah, devo ancora pubblicare su Instagram. Perché devo ancora accendere il telefono. Che è una buona cosa, frate. Io questo sto facendo ultimamente. E il telefono la sera lo spengo e la mattina l'accendo solo dopo che ho fatto le cose che faccio la mattina. Cioè dare da mangiare i cagnetti, li porto fuori, vedi, aspetto un attimo prima di accenderlo, non subito. Perché c'è questa, vedi, c'è questa abitudine brutta, c'è questo vizio, no, che uno si prende, che come si sveglia subito il cellulare, vedi, subito, un attimo. Ma da solo sta cosa mi è uscita. Cioè, più di una volta mi sono trovato, no, bava, tu, un attimo. Perché ho visto che la giornata cominciava male così, frate. Cominciava veramente male. Subito con gli impegni giornalieri, subito a vedere, no, un attimo. Quindi prima fai amicizia, prima fai. Singa! Vieni con te, ritase, vieni. Tu sì, tase. Hai visto quanto è facile bloccare qualcuno su Instagram e fare il report e segnalarlo, ok? Ora li levo perché io non dico le parolacce e non voglio che nessuno, vedi nessuno, dica le parolacce e sia offensivo. Due passaggetti bloccato. Ma è interessante, frate, perché qualcuno scrive, dice torna a essere quello di prima, cioè quello povero povero, senza una lira, con poche pretese forse. Comunque, vabbè, hai capito, no? Vedi, non posso essere quello di prima. Vedi, quello di prima, il nato straniero di prima, non c'è più.
era una fase che dovevo passare ed era un ponte. Era un ponte che dovevo passare, ma ormai quel ponte si è bruciato, vedi, non c'è più. Non posso tornare indietro. Quindi qualcuno mi sta chiedendo di tornare indietro, letteralmente di tornare indietro. Non di guardare avanti, di fare di più, di volere di più, di sognare di più, cioè fare soldi anche. No, torna indietro, almeno.